Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Monster Hunter World, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi oggi dobbiamo andare dal Diablos, bene, un altro che ci farà secondo me il culo, ma ci sta. Allora andiamo, nuova sessione, vediamo il nostro incarico. Allora, non abbiamo molte informazioni sul Diablos, sono andato a vedere dal tipo là. Si sa mai, siamo informati. L'unica cosa è che sembra nascondersi nel sottosuolo e viene attirato. Vabbè, quello che sta scritto. No, non sta scritto lì. Sono nella descrizione. Viene attirato in superficie da rumori molto forti. Quindi vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare. Ok, eccoci arrivati in zona. E ci facciamo. Salve. Ci facciamo la nostra mangiata. Al forno, cuociamo la nostra carne così, ordiniamo un pasto e andiamo con, aumentiamo la difesa fisica, un pochino, vediamo se ci può tornare utile. Ho recuperato un po' di cose che ci potevano essere utili, vediamo cosa ci offre la casa qua. Ok, un po' di carne, baccello urlante. Quello servirà per attirarlo in superficie, presumo, quindi dobbiamo anche organizzarci perché altri non ne ho, a parte quello che mi ha dato adesso la diva. E possiamo andare a vedere però come si fanno eventualmente. Creazione. Baccello urlante, sacca urlante ci serve, che non abbiamo e onestamente al momento non so neanche dove trovare. Dovrei controllare un pochino dove si può trovare. Vabbè, qualcosina la recuperiamo così tanto per. Dopodiché dobbiamo cercare di individuare una possibile zona dove magari si nasconde il Diablos fino a quando non troviamo delle tracce, siamo persi nel nulla. Certo è una zona un po' meno bastarda delle foreste. Onestamente qua siamo un po' più, ci possiamo organizzare meglio per quanto sia buio, quindi. Allora vediamo un pochino. Calcolando che si nasconde nel sottosuolo, possibile che sia in queste zone dove c'è della terra? Non lo so. Vediamo un pochino, ci avviciniamo in zona. E vediamo se lo becchiamo. Sì, qui c'è anche il Barrot, quindi dobbiamo stare un attimino attenti. Ok, forse ci ha localizzato il mostro seguendo delle tracce che giustamente non avevamo ancora mai incontrato. Sì, adesso ha scoperto che sono quelle del Diablos. Sì, infatti si trova proprio in questa zona dove c'è della sabbia. Leggendo la descrizione che ci diceva appunto che si nascondeva sotto il terreno. Ah, ci fa proprio la cutscene, quindi qua. Allora, il primo incontro che abbiamo fatto col Diablo, senza poi vedere niente, questo è il Barrot, è stata una sua camminata in questa zona dove mi ha sfiorato e, cioè non mi ha neanche attaccato, mi ha sfiorato mentre stava cercando di fare altro. Sono questi che fanno caciara, quindi lo attirano in superficie, bene. E mi ha disintegrato sfiorandomi, quindi era l'inizio del gioco più o meno, era abbondanti 10 episodi fa, però non è che Manolo sia diventato un mastro adesso. Cioè, guardate il Barrot. Questo vi può far capire com'è il Diablos. Quindi se prima il Rathalos è stato un brutto incontro, non oso immaginare questo.
Ole. Salve. Non è solo il fatto che sia leggermente grandicello, anche il fatto che ti dà l'idea di essere proprio massiccio e resistente. Cioè, secondo me a questo noi non gli facciamo un cazzo. Aspetta, avviciniamoci qua che magari lo sflashiamo un pochino. Se ci ha messo questi significa che questo non stoneremo mai. Cazzo. Non mi devo curare, ho capito che l'abbiamo stonato, ma... Ok, la testa non è una zona che dobbiamo colpire. O meglio, la zampa. Mica tanto. La coda, vabbè, però. Cazzo. Allora, bene, benissimo. Abbiamo capito che è velocissimo. Ci ha anche stonato. Se adesso viene qua siamo morti. Siamo morti. Allora devo al momento evitarlo. Curarmi. Grazie Boldino. Se ci mettiamo qua. Cioè del tipo: salve, sto qua, vieni contro la roccia. Magari si stona. Oddio. Ah, si è incastrato. Zitti, zitti. Cazzo. Mamma mia, ma... Aspetta, non è proprio fattibilissima come cosa, però ci ha lasciato qualcosa. Grande. Ole. Fa caccia al toro. No, vabbè, questo ci attacca con qualunque cosa. La coda, che è fatta anche tipo a ascia da panico. Penso che questa sia l'unica zona dove... Cioè, nei coglioni. Possiamo colpirlo. No, non gli faccio niente neanche alla coda. Aspetta che l'ha stonato forse Boldino. Grande Boldino che ci ha pure curato. Aspetta, siamo partiti. Merda. Mamma mia. No, guarda che culo ci ha preso pure. Poi le usiamo le cose sflashanti. Però al momento... Dobbiamo anche capire il momento giusto. Dove va? Eh no, cazzo. Ora dobbiamo capire se rispunta qua. Sì, rispunta. Vabbè, va bene, perché io vorrei non... Aspetta un attimo. Grande. No? Non ne abbiamo fatto un cazzo però, eh. Ah no, è stonato ma attacca uguale. Stonato ma attacca uguale. Se vuol dire però organizziamoci. Guarda, io mi metto qua proprio stando attenti alle... alla coda. Bella. Vabbè, ci stiamo solo a cura, abbiamo capito. La... Tutto al gargarozzo. No, occhio alla testa. Occhio alla coda. Possiamo sfruttare il fatto che siamo piccoletti. Grande così. E spam. Allora, già se gli togliamo la coda, non è tanto un fatto di crafting quanto un fatto di... Se gli togliamo qualcosa che ci può attaccare. Pure con le zampe. Cazzo. Basta, fermati. Ah, se n'è andato? Bastardo maledetto. Aspettate, va. Ora possiamo fare una cosa. Possiamo fare una cosa. Ed è, prima di tutto, guarda, io mangio anche così ci aumenta un pochino la resistenza. Non so se un altro pochino. No, eravamo al massimo. Maledizione. Poi affiliamo la lama. E anche una bevanda di queste mega nutrienti che ci dà. Ok. Mi metto in posizione
Ok, che aumentiamo anche il danno. E adesso... adesso so cazzi. Vai. Cazzo. Però ci fa malissimo comunque. Non ho capito se qua in mezzo alla sabbia tipo si riprende un attimo. Sì, ma una parola. Cazzo. Ma stiamo a correre da un lato all'altro. Non faccio in tempo neanche a ribeccarlo. Vai a fare in culo. Dai, ripigliati. Siamo morti. Mamma mia, che culo. Lo aspetto qua a sto punto. È inutile che mi sto... che li corro dietro, tanto. Aia. Aia. Vabbè. Non ho fatto in tempo neanche a spostarmi. No. Ciao mare. Cioè sì, un pochino sì, però per come è prepotente. Ho rotto qualcosa. Secondo me gli abbiamo rotto le palle. Mazza, però adesso faccio un bel po' di danno con... non so se sia anche merito del bonus. Penso di sì, però penso di sì. Vai. Bonus al danno che abbiamo grazie alla bacca. Un po' di più. No, occhio alla coda. Mamma mia. No, occhio alla testa. Non vado neanche troppo con le combo, perché vedete che si gira così velocemente che se se la nonna dice, lo diciamo noi. No, la coda. E bam. Non abbiamo... aspetta. Mi devo mettere sulla coda, lo so, ma dove stavamo stavamo. Per il momento andava bene. No, no, mamma mia, guardate lusso, aia. No, un po' più qua. Non lo so, non mi sento molto sicuro, onestamente. Vabbè, ma dai, ma come cazzo... m'ha presa a culo là. Merda. Vabbè. No. Sei andato? Ok. Cioè, ok, tra virgolette. Quindi prendiamoci questa. Affiliamo l'arma. E ci prendiamo anche questa, magari quando siamo un po' più vicini. Vabbè che questo fa su e giù in questa zona effettivamente, perché dove dovrebbe andare altrimenti? Il problema è... aspettate un attimo. No, non ho il miele. Fottuto miele. Ok. Questo potrebbe essere problematica come cosa, perché abbiamo finito le nostre cure. Vabbè, non ho altre qua. Devo usare un po' di queste. Tutto sommato, se evitiamo... ma che ti vuoi evitare? Questo è... mamma mia, troppo veloce.
molto veloce. Merda. No. Allora, saltargli sopra non è possibile vista la zona. No. Va, fermate. Ma che sta un po' stonato. No. Vai di qua, vai di qua. Ok. Allora, già che gli abbiamo tolto la coda, è una bella cosa. Un attimo. Scusa, fratello, ma grande così. Approfittiamo. Ok, basta, basta, fermati. Ok, se n'è andato. Momenti di tensione. Craftiamoci la coda del Diablos. E dov'è che è andato? Ah, ok. Aspetta, qual è la strada questa? Sì. Nel dubbio però rimettiamoci. A posto. So che devo non starci, ma non si sa mai, non si sa mai. Voglio pronto a... ad ogni evenienza. Eccolo. Penso sia lui. No. Sì. Ok. Allora, se viene magari qua. Aspetta, fatemi attirare un attimo. Ok, si è attirato. Ma volevo... No, ma... Poldi, aspetta, tu che cazzo lanci ste cose quando non ci servono. Mannaggia la puttana. Aspetta, voglio farlo stonare un pochino qua. Almeno è già qualcosa. Ok. Vai di nuovo. Vai, vai, vai. Aspetta che ci ha lasciato qualcosa. Io cerco di recuperare. Dove è andato? È andato di là. Allora, aspetta che si sta riposando. E noi quindi in modo... assolutamente brutale. E bam. Non era però un riposo da... diciamo che stava per morire. Semplicemente si sta riposando così. E noi, come detto, ne approfittiamo. No. Cazzo. Me ne ero accorto che ci stava per il culo. Capiamo se se ne sta andando, no? No, vuol dire... non lo vedi prima. Affanculo. Aspetta però, dove cazzo è andato? No! Via! Yeah. Proprio si è buttato a pesce Manolo. Cazzo. Grande così! Mamma mia. Ok, questa è stata più facile del previsto, onestamente. Pensavo sarebbe stata più complicata. Ora o abbiamo avuto culo. Le prime volte, vabbè, come avete visto, abbiamo speso tutte le nostre fiaschette. Le nostre pozioni grandi. Però bisogna capire un po' come si muove. Poi, una volta che l'abbiamo capito, dai, alla fine è andata bene. Non c'è più... devastato come all'inizio. Però all'inizio onestamente non sapevo com'è che si muovesse il bestione. Però
Grande così il nostro Manolo. Stavolta ci è andata di lusso. Ok. Bene, bene. Raccolgo i minerali, ragazzi, perché avete visto che ci servono. Cioè, è una delle raccolte che dobbiamo completare. Va bene. Poldino, se riuscissi ad essere più cazzuto e cattivo, magari se ce ne stonasse un po' di più sarebbe il top. Ok. Bene, bene. Quindi anche questa caccia è andata, come detto, abbastanza velocemente rispetto a quella del Rathalos, là, come si chiamava. È stata sicuramente più fattibile. Tra l'altro devo anche controllare nell'accampamento quell'altro dove spedivamo i mici a fare le missioni. Vabbè, nella partita che vi dicevo che ho fatto io per craftarmi questa attrezzatura, erano tornati e li ho rimandati. Però non ho visto se è uscito qualche messaggio che mi ha eventualmente notificato il loro rientro, così poi li rispediamo. Tu che sei giunto in cima alla vetta, hai guadagnato il diritto di apprendere il segreto del drago dalla montagna di fuoco sul dorso. La luce della vita ha acceso il suo sguardo e lo ha risvegliato dalla tomba. E ora ha smarrito la via nel torrente eterno. Ora il drago vaga sospeso tra la vita e la morte, sfolgorante di energia vitale. Il torrente eterno irrora ogni angolo di questo continente, come le arterie di un cuore pulsante. Se il drago soccombesse alla morte in quel luogo, tutta la sua sconfinata energia esploderebbe in quelle arterie, così da incendiarle, riducendo l'intero continente a una landa desolata. Questo è il segreto del drago, e tale sarà il destino di questa terra. Nulla può cambiare il corso della natura. Beh, non è... Silenzio, bel presupposto. Per favore, tutti quanti. Scusate, vediamo di riepilogare, chiacchierando così. Grazie all'impegno e alla dedizione della Quinta abbiamo appreso nuove informazioni. Primo, lo Zora Magdaros si sta dirigendo verso il torrente eterno. Secondo, al momento della morte libererà la bioenergia accumulata nel suo corpo. Terzo, il torrente eterno è collegato ad ogni angolo del nuovo mondo. Se lo Zora morisse nel torrente eterno, quindi, la sua bioenergia ci annienterebbe all'istante. Comandante, la commissione deve evacuare immediatamente tutti i presenti. Chiederò a mia sorella di preparare subito l'aeronave. Non c'è tempo. Non abbiamo altra scelta che abbattere lo Zora Magdaros. Cosa? Farci esplodere in mille pezzi non mi sembra una grande idea. Esatto. In fondo siamo qui per studiare il ruolo di quella bestia nell'ecosistema. Non per cancellarla dalla faccia della Terra. Forse esiste un'altra soluzione. E se tentassimo di attirare via quel mostro dal torrente eterno? Attirarlo via? Sì, signore. Ho svolto qualche ricerca e ho scoperto che il torrente eterno costeggia l'oceano, giusto? Dunque, se riuscissimo a spingere lo Zora Magdaros verso il mare aperto, potremmo ridurre gli effetti dell'esplosione. E la bioenergia liberata darebbe origine a un nuovo ecosistema in mare. La vita non cesserebbe. Signore, le ricordo che i tentativi di catturare il mostro hanno prosciugato le nostre scorte. E anche avessimo risorse a sufficienza, che arma potrebbe indurlo a cambiare rotta? Non temete, ho avuto un'idea. Una grande idea. È quello che penso? Ah ah! Ora si ragiona! Se l'è presa comoda, capitano, ma siamo lieti di averla finalmente tra noi. Il piacere è mio. Ho portato tutto il necessario. Baliste, palle da cannone e scorte a volontà. In più, una piccola sorpresa. La Gilda ci ha fornito una nave portentosa,
monta l'ultimo ritrovato bellico per la caccia ai draghi anziani. Niente meno che un ammazza draghi. Magnifico! È proprio l'arma che ci serve per spingere lo Zora Magdaros verso il mare aperto. L'ora è giunta, cacciatori! Ultimate i preparativi e correte subito al torrente Eterno. Vi illustrerò i dettagli una volta arrivati. Possiamo farcela, o meglio, dobbiamo farcela! E la stella di zaffiro vi illumini il cammino! Forza, non c'è un istante da perdere! È ora di dire addio allo Zora Magdaros. Per tutti noi. Va bene. Oggetti pronti per il raccolto, nuovi progressi nelle ricerche, va bene. Parliamo anche col comandante, già che ci siamo. Nelle ricerche solo dopo l'arrivo della quinta, visto? Speravo che qualcuno desse nuovo impulso alle operazioni della commissione, ma tu hai fatto molto di più. Sei una vera forza della natura, altro che... dovrei stringerti la mano da solo per essere stato così lungimirante. Dovrei stringermi la mano da portarti qui, vabbè, sei molto modesto. Beh, non ci resta molto tempo, è ora di fare rotta verso il torrente eterno. Una volta sul posto esamineremo i dettagli della missione. E buona la stella fortuna. Di zaffiro ti illumini il cammino. Il tuo, il mio e quello della Gilda, vabbè, ed è tutta la tua famiglia. Ora allora, vediamo anche un po' di missioni secondarie ce le ha attivate. Questo del centro scorte anche, o sbaglio? Vediamo che vuole. Sono arrivati nuovi articoli. Di cosa hai bisogno? No, in realtà non... era solo per dirci che aveva nuove scorte. Allora aspetta, sì, effettivamente fammi vedere cosa gli è arrivato di nuovo. Batte la pesca con... talismano della difesa, talismano che aumenta la difesa, rende la pelle dura come la pietra. Esca, polvere da sparo, vabbè, proiettili noi non li utilizziamo, un sacco di proiettili. Rivestimento scoppio, rivestimento per frecce che donano un effetto esplosivo, vabbè, questo con la eventuale balestra, per questi non li abbiamo usati. Li togliamo così almeno poi non ci sbagliamo qualora arrivassero altre cose. Vediamo se qualcun altro ha altre missioni secondarie. Credo di sì. C'è sto tipo qua. Parla con l'assistente. No, questo è l'amicone. L'amicone della quinta. Cosa? Borbottavo qualcosa riguardo degli ingredienti. Sì, lo chef mi ha chiesto di raccogliere degli ingredienti. Ma perché noi dobbiamo fare sempre il galoppino? Ho ancora molto altro da mangiare. Ma sul serio, andresti sugli altri piani corallini a prendere per me? E vabbè. Quindi vuole delle robe. Che vuole? Pelle di Shamos, che noi tra l'altro già abbiamo. Gambero corallino. Ci abbiamo, no? Quindi, in linea teorica, noi sta roba la possiamo consegnare direttamente a questi. Non so se rientra... Sì, era quello delle richieste, è vero. Mi ero scordato. Consegne. Allora. Sacca acquatica non ce l'abbiamo. Questo no. Questo dei gamberetti ce l'abbiamo. Perfetto. E sì, effettivamente qualcos'altro. Vabbè, ci può stare. Per quanto riguarda le richieste, c'è qualcosa di particolare? Raccolta resti di ossa ce la mettiamo, tanto giusto per metterci un po' di robe. Raccolta funghi. Progressi ricerca altipiani corallini. Sfere armatura per uno per due. Guarda, facciamo tutte e due, tanto gli altipiani corallini poi ci andiamo magari. Anche perché non c'è nient'altro di particolare da aggiungere. Fatemi vedere un attimino sulla mappa se c'è altro. Questa è la mensa. Questo che è l'armeria, il micio. Ah, è vero, un'altra cosa che mi ero dimenticato. Quando avevo fatto l'armatura, quindi prima dello scorso episodio, ero andato qui testando il martello, per testare il martello e per attrezzarlo, e mi aveva detto che potevamo cambiare il nostro alloggio, o meglio ci... Mi ero dimenticato di dirmi, ma troppe cose avevo fatto, quindi... Allora, so che finalmente è trasformato in un'aeronave. Questa impresa merita una ricompensa. D'ora in poi ti aiuterò a impiegare i tuoi cacciaprede. Dovrai solo selezionare inviare dal menu... Ah, quindi adesso lo può fare anche lui, grande, così. Quindi, ricompense... Hanno già finito? Penso di sì, se mi ha detto... Ah, no, stanno all'ultimo, credo. Credo, no? Richiama la base, sì, quindi non hanno finito. Area di addestramento, posiziona creature, cambia alloggio, questo qui. Componenti aggiuntivi, bonus. Ah no, sono i DLC, no, non ce li ho i DLC, credo.
Missione sfida, fango e gloria. Infatti, ok. Cambia alloggio. Alloggi privati o alloggi comuni? Gli alloggi privati, cambiare il tuo alloggio? Sì. In teoria dovrebbe cambiare solo... Cioè, sta sempre qua, però visivamente... Almeno, credo. Adesso ci spona da qualche altra parte, però... solo più figo a vedere. Vabbè, ci sta, dai. Guarda qua, che figata. Prima era molto barbona la zona. Era proprio un ripostiglio. Guarda qua invece come siamo fighi. No, aspetta, secondo me siamo proprio da un'altra parte, mi sa. Forse sì, ok. Vediamo che ci dice. Siamo tutti con te, puoi farcela. Cambia alloggio, alloggi privati, alloggi comuni. Ah, ok, quindi siamo spostati dagli alloggi comuni agli alloggi privati. Parte riposarci, Poldino c'ha le sue cose. Usciamo e vediamo dov'è che ci butta a sto punto. Però sì, alloggi privati ci sta. Prima eravamo in mezzo al mercato, scusate. Non è degno del nostro Manolo un baracchino del genere, era troppo barbone. Il nostro Manolo è comunque... personaggio di un certo spessore. Ah no, siamo sempre qui comunque, esponiamo sempre da qua, va bene. Che altro dovevamo fare? Dovevamo andare a vedere cosa, o meglio, com'è il... l'armatura del Diablos, che secondo me potrebbe essere resistente, nel senso massiccia, come... Allora, prima questa ci deve dire qualcosa. Nuovo strumento dedicato, ma ho bisogno del tuo aiuto per procurare materiali. La missione, una coppia da coppa. Che sto ai magazzini e di mettere da parte gli oggetti che mi servono. Ok. Caccia tutti i mostri assegnati. Sti cazzi. Vabbè, sono un po' tostarelli come mostri da cacciare, però vabbè. Più avanti la faremo eventualmente. Ci pensiamo. Allora, forgia una nuova armatura. Cioè, per vedere più che altro. Allora, il Diablo. Infatti, resistenza, difesa fisica 32. Noi al momento siamo a 36. Comunque, perché la nostra l'abbiamo migliorata. Antisismico, maratoneta, eroismo, battitore. Ok. Putrefatto cos'è? Difesa fisica 32. Tessuto, ma è... ok. Socorali, questo sembra... incazzò, questa è cattivissima. È anche bruttissima, cioè bruttissima tra virgolette. Fluido di mostro, artiglio affilato. Poi ci facciamo due conti. Osso corallino. Cioè, più che altro perché è figa, tra virgolette. Prendetela con le pinze, sta cosa del fatto che sia figa. È figa barra inquietante. Mentre per le armi, fatemi vedere un attimo. Vado un secondino a vedere le mie doppie lame. No, tanto per vedere un attimo la... a che punto siamo arrivati. Allora, a livello di elettricità ci manca un sacco di roba. Serie del drago. Vabbè, nel caso poi si dovrebbero comunque rifare altre lame. Se uno volesse continuare a usare queste lame. Però, onestamente, le lame... Poi proveremo di nuovo magari il martello. Però con le lame comunque mi danno ancora più... Questo si potrebbe fare. 168 di danno più attributo drago 150. Sigillo anziano basso. È da valutare, è da valutare. Valuteremo. Il nostro compagno invece, equipaggiamento base. Più che altro l'arma. Danno da fuoco. Sapete perché, ragazzi, questa qua para... cioè la paralisi è importante come cosa. Ma io non posso migliorare anche a lui sta armetta qua, no? No, mi sa proprio di no. Mi sarebbe piaciuto migliorare anche un po' le armi del nostro Poldino. Però a quanto pare non si può fare. Tornando a noi, dobbiamo parlare con l'assistente e capire un pochino
se andare già da adesso o fare una specie di recap un attimo qui dal tipo. Allora, intanto vediamo questo. Penso che sia comunque il fatto delle ricette. Scorta della mensa, musica per le mie orecchie. Devi solo accettare e completare le missioni. Sciamo spiangente e un mucchio di abaloni. Ah, torna trionfante. Quel menù diventerà sostanziale al punto che ti farai i muscoli solo leggendolo. Non deludermi. Beh, queste ci stanno. Uccidi 11 Shamos e ottieni 10 abaloni super, che non ho la più pallida idea di cosa sia. Però queste cose sono utili da fare, ragazzi, perché comunque... Vediamo se ci dà altre missioni. La carne che conta. Perché giustamente se noi abbiamo delle ricette più prepotenti, adesso tipo abbiamo quella difesa più 2, difesa elementale 2, se ci abbiamo quelle 3, 4 eccetera, sicuramente è meglio. Quindi magari quelle missioni ce le facciamo con calma e circospezione. E qua vorrei comunque capire banco delle... Dai, vediamo che ci dice l'assistente. A mio padre e a mio nonno: scriverò un libro sulla cucina del nuovo mondo. Voglio scovare e catalogare in un film noce spezie del continente. Ma loro si sono fatti una risata e mi hanno risposto: perché non risolvi il mistero della traversata degli anziani? Ehi, invece, allora, quando pensi di svelare cosa ti ha portato qui? Coraggio, collega, sto morendo di curiosità. Se, dimmi perché. Per la fama, la ricchezza e la gloria della caccia, o forse pirati, assassini, qualcuno di speciale. Ah, ho capito, è per il cibo, vero? Ora non è il momento, ma uno di questi giorni ci siederemo di fronte a un luculliano banchetto e vuoterai il sacco. So che puoi farcela. Allora, siamo pronti? Vogliamo mettere un bel costumino da bagno a questo drago anziano? Se tanto so io che ci prende botte. Le baliste e i cannoni non hanno fermato lo Zora Magdaros. Si sono rivelati un banale fastidio per lui, come uno sciame di insetti. Ma il comandante sostiene che sia andato tutto alla perfezione. In effetti gli sciami di insetti sono una vera seccatura. Ma questo vale anche per i giganteschi mostri vulcanici. Ora che non ci resta che offrire allo Zora Magdaros una via tranquilla e rilassante in alternativa a quella infestata dagli insetti. Niente può fermarci. Non sarà uno scherzo, ma possiamo farcela. Diventeremo le creature più fastidiose e moleste che un mostro di lava abbia mai incontrato. Allora, intanto mi riempio la ciccia. Allora, presumo che sarà una missione un po' lunghetta, quindi credo che convenga farla direttamente al prossimo episodio. Mi sa che è meglio di sì, Ok, va bene, dai ragazzi, noi in questo appuntamento abbiamo sconfitto il Diablos, è andato anche abbastanza bene, qui abbiamo un po' di taglie, gli eventi, ce ne siamo saltati un sacco, ma non dovevamo andare avanti per un bel po', anche per il fatto che ci siamo giocati un po' di bonus per quanto riguarda, allora, Horizon Zero Dawn, e recentemente avevo letto che volevano mettere qualcosa per... È possibile Devil May Cry? Credo, Non mi ricordo. Va bene, comunque, ragazzi, dai, ci vediamo con il prossimo appuntamento con Monster Hunter World. Come sempre fatemi sapere la vostra, spero che il video vi sia garbato. Seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitch, VR Live, secondo canale, eccetera, eccetera. E come sempre, mi raccomando, lasciate like e condividete, è importante per la serie, visto che comunque non siete in tantissimi a seguirla. Quindi mi raccomando, voi che ci siete, fatevi sentire. Ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.